ci credo che i medici sono arrabbiati, non si chiude il contratto nazionale, ci sono scarsi, c'è una scarsità di risorse, è evidente che c'è una condizione di grande sofferenza e anche di grande incertezza. Ovviamente la cosa ci preoccupa perché la definizione dei contratti con i medici di medicina generale ci consente di sbloccare anche la medicina territoriale, cioè la realizzazione di distretti che hanno un ruolo fondamentale per filtrare sui territori la domanda di salute. Quindi è un problema vero e delicato. Il governo ha problemi seri di bilancio, ma credo che se c'è una priorità da rispettare è proprio quella che riguarda la sanità. Ma sono molti mesi che stiamo combattendo nella conferenza Stato-Regioni per evitare tagli. Era una ipotesi che già c'era stata avanzata, quella di scaricare sui territori i rinnovi contrattuali. Avevamo detto già da mesi, vedete che questa cosa non si regge. Siamo arrivati un po' al dunque e dunque ci auguriamo che si chiuda davvero questa tensione con i medici di medicina generale, perché fa danno a tutti. Sanno benissimo che abbiamo fatto un miracolo, sanno benissimo che abbiamo creato i presupposti per avere altri 4.000 posti di lavoro e per stabilizzare quella fascia di precari che è rimasta ancora in sospeso. Parliamo credo di quasi 2.000-2.700 precari. È evidente che senza l'approvazione di un piano ospedaliero non potevamo definire anche le piante organiche. Passo alla volta, mi pare che c'è da essere fiduciosi.